abbracciano ancora per voi i Suburban Grill. Oggi parleremo nuovamente di pesce e sperimenteremo insieme a voi il salmone mojito, che prende nome proprio dal famoso cocktail a base di rum, menta e lime. Inoltre proveremo ad utilizzare le tecniche che fino ad ora abbiamo visto per cuocere la carne, ovvero la marinatura a secco, l'affumicatura e infine la cottura sulla brace. Come partner di quest'oggi avremo BB Cooking, il re delle spezie, con il suo fish rub, appositamente creato per i piatti a base di pesce. E infatti utilizzeremo proprio questo rub per marinare il nostro salmone. La marinatura è la prima fase della nostra preparazione, per cui iniziamo subito a farla. Buona visione! Prendiamo un bel trancio di salmone fresco di circa 300 grammi. Il nostro partner di oggi, BB Cooking, ci fa provare il suo fish rub creato appositamente per i piatti di pesce. Infatti vogliamo provare a cuocere questo salmone con le tecniche che fino ad ora abbiamo visto usare per la preparazione della carne. Questo rub dà subito una sensazione di freschezza. Ma questo è dovuto ai suoi ingredienti a base di scorza di limone siciliano, timo e salvia. Procediamo quindi a cospargere il nostro trancio uniformemente su ogni lato, compreso il lato posteriore in cui abbiamo lasciato le squame e i tagli laterali. Appena abbiamo terminato, facciamo riposare il salmone in frigo per circa un'ora. Nel frattempo prepariamo il nostro barbecue per la fase di affumicatura. Per ottenere un fumo molto profumato utilizzeremo le chips di legno ricavato da botti di whisky. Abbiamo già disposto le bricchette di carbone a forma di serpente per avere una combustione molto graduale e vi posizioniamo sopra le chips inumidite con acqua. Quindi accendiamo e attendiamo che il carbone faccia il suo dovere. Aspettiamo che il fumo sia denso al punto giusto e posizioniamo il trancio di salmone marinato a secco direttamente sulla griglia. Cerchiamo di fare questa operazione con cautela in modo da non perdere rub. Chiudiamo il portello e iniziamo l'affumicatura. Inseriamo anche dei rametti di rosmarino umidi per dare un profumo più speziato al nostro fumo. Questa fase di affumicatura a bassa temperatura durerà circa un'ora e darà al salmone un gusto molto intenso. Dopo un'ora di affumicatura lo trasferiamo nella nostra loggia in ghisa e qui con l'aggiunta di altri ingredienti completerà la sua cottura. Aggiungiamo infatti delle fette di lime, della menta tagliata in modo grossolano. Per inumidire versiamo del rum non molto invecchiato e quindi più dolce. Ovviamente il rum, oltre a non far seccare il salmone, parteciperà all'insaporirlo rendendolo ancora più gustoso. Come quantità consideriamo di coprire mezzo centimetro di tutto il fondo della loggia e allunghiamo con 100 ml di acqua. A questo punto inseriamo la loggia nel barbecue urbano e attendiamo mezz'ora di cottura. In caso in cui vedessimo che si sta seccando, allunghiamo con dell'altra acqua. Dopo mezz'ora la cottura è ultimata e possiamo rimuovere la loggia dal barbecue. Ci apprestiamo quindi ad impiattare il nostro salmone. Ha davvero bisogno di poco per essere presentato. Si completa già da solo. Basta prendere un bel piatto di portata
adagiarvi il salmone facendo attenzione a non romperlo e decorarlo con delle fette di lime tagliate sottili e delle foglie di menta fresca. Completiamo con un filo a crudo di olio extravergine di oliva. Il salmone mojito è pronto per essere gustato. Buon appetito dai Sudurban Grill. Il salmone mojito. Ingredienti per una persona. Filetto di salmone fresco 300 grammi. Un lime. Foglie di menta fresca, 200 ml di rum giovane speziato, 100 ml di acqua, olio extravergine di oliva. Il fish rub di BBQ King. Sale marino integrale, farina di buccia di limone, aglio, pepe nero, timo, prezzemolo.